In questo video ti dirò quello che avrei voluto sapere io quando ho iniziato ad utilizzare il kettlebell per imparare in un decimo del tempo senza farmi male. Nel corso di questi miei primi 11 anni di pratica ho commesso una infinità di errori, un numero veramente incalcolabile di errori che mi hanno portato prima di tutto in certe occasioni a farmi male, ma comunque mi hanno portato a dover investire un sacco di tempo nella ricerca delle soluzioni. Quindi per imparare a fare quello che so fare adesso mi sono serviti veramente tanti anni di pratica, tantissime ripetizioni, più di quello che sarebbe servito se mi avessero detto quello che sto per dire a te. La primissima cosa che avrei voluto sapere è cos'è un errore. Avere gli strumenti logici, oggettivi, per capire se una cosa va fatta oppure no. Perché questo mi ha occupato e mi ha fatto sprecare diverso tempo, diversi anni, per capire se quelle cose che stavo facendo erano giuste o sbagliate. Perché se hai visto, anche attualmente, magari vedi che ci sono 50 modi per fare la stessa tecnica e sembra che vadano bene un po' tutte a seconda del guru che l'ha detto, a seconda dell'obiettivo, dello scopo, della funzione e un sacco di altri fattori. In realtà ci sono degli strumenti per capire se una cosa va fatta oppure no, quindi se quella cosa è effettivamente giusta o è sbagliata. Ecco, avessi saputo questa cosa qui mi sarei risparmiato tantissime ripetizioni sbagliate e anche tantissimi infortuni. La seconda cosa che avrei voluto sapere è come si correggono questi errori. Perché, ok, adesso che so che questa cosa non va fatta, come faccio a correggerla? E questo ha una doppia valenza, perché questo serve per me, per imparare la tecnica, per migliorarla, ma sono conoscenze che mi servono anche per insegnare nel modo più semplice e veloce alle persone. Perché cosa succede? Se te riesci a questo punto a capire cos'è un errore e riesci a vedere che il tuo cliente sta commettendo un errore, quello che ti serve è riuscire ad andare lì, dirgli quelle due parole fondamentali che gli permettono in tre ripetizioni di correggere l'errore. Quello che succede adesso invece è che gli istruttori un po' non riescono a identificare gli errori, un po', anche se intuiscono qual è l'errore, sommergono il cliente di informazioni e lo mettono in uno stato di caos che lo mette in confusione, e quindi spesso succede che le persone trovano difficoltà nell'utilizzo dell'attrezzo, a un certo punto nasce un po' di frustrazione e quindi decidono di abbandonarlo. In realtà con gli strumenti giusti questa cosa non succede, le persone imparano nel modo più semplice e veloce possibile. La terza cosa fondamentale, importantissima, che avrei voluto sapere è qualcosa a proposito delle abilità motorie e come correggerle nell'eventualità che fossero venute insufficienti. Se avessi conosciuto il dottor Barbieri, che è il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la valutazione delle abilità motorie e la correzione di queste abilità, mi sarei risparmiato non solo un bel po' di dolori e di infortuni, ma anche un sacco di tempo nel provare a fare delle tecniche che non venivano perché la mia abilità di movimento era insufficiente. Quindi le abilità di movimento sono la tua capacità di gestione della forza all'interno di un range. Però se per un motivo o per un altro questa tua abilità di movimento è insufficiente, per quanto tu provi a fare un determinato movimento non verrà mai bene. Nel momento in cui non lo farai bene, la performance ovviamente non verrà al massimo delle tue potenzialità, ma soprattutto sarai costretto a compensare questo movimento e nel tempo magari ti farai male. Quindi assolutamente la conoscenza delle abilità motorie e come correggerle se vengono insufficienti. Fai attenzione, che questa che sto per dirti è una delle cose più importanti. Se non valuti le tue abilità motorie e imiti i movimenti del tuo punto di riferimento, del tuo guru attuale, rischi di farti male, perché magari quella persona sta facendo dei movimenti e degli esercizi che può fare solo lui, perché lui ha una determinata abilità di movimento. Nel momento in cui te cerchi di fare gli stessi movimenti, ma non hai quelle abilità motorie, te ti fai male. La quarta cosa fondamentale che avrei voluto sapere è come si struttura un allenamento, come si crea un allenamento che abbia senso, come si struttura un programma di allenamento, come si struttura una pianificazione.
E per questo devo ringraziare il professor Buzzichelli, che è stato il mio insegnante per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione, perché pianificare nel modo corretto gli allenamenti ti permette di sottoporre il tuo corpo ad uno stress adeguato al tuo livello attuale di forma fisica, far crescere il livello di capacità atletica e a un certo punto dargli il giusto recupero. Se gli allenamenti che fai sono troppo intensi o troppo poco intensi, non ci sarà un miglioramento in entrambi i casi. Ma anche se ti stai allenando forte ma non metti gli adeguati periodi di riposo e di scarico, a un certo punto andrai in quello che viene chiamato sovrallenamento, ok? O comunque ti stancherai in un modo che ti porterà ad un calo della performance. Quindi creare degli allenamenti, quindi delle sedute di allenamento che abbiano davvero senso e che non siano improvvisate, creare dei cicli di allenamento che abbiano un senso e creare una pianificazione, a volte che è anche annuale, con i giusti periodi di scarico e di recupero, è fondamentale. Questo sia per avere una costante crescita per quanto riguarda i tuoi obiettivi, sia perché se non programmi l'allenamento in questo modo, se non gli dai i giusti tempi di recupero, i tessuti a un certo punto caleranno nella loro resistenza meccanica e ti farai male. Di questo ne abbiamo parlato in una serie di video dedicati. Anche in questo caso devi fare molta, molta attenzione. Perché se te in buona fede magari cerchi un workout su YouTube, quindi un modo per allenarti, un tipo di allenamento, un circuito, ma il tizio che sta facendo il video sta sparando un circuito estremamente intenso, perché chiaramente è in cerca anche di like, quindi sta facendo qualcosa che è anche un po' fuori dalle righe, te cerchi di imitarlo, ma se non è compatibile col tuo stato attuale di forma, rischi che o ti fai male o comunque, per esempio, puoi restare per 3, 4, 5 giorni con magari i dolori nella zona in cui hai lavorato. Quello non è un indice del fatto che l'allenamento è stato fantastico, è un indice del fatto che hai esagerato, ok? Quindi se fai sempre questo tipo di circuiti, sei probabilmente a un passo dal sovrallenamento, e il che vuol dire che magari a un certo punto non avrai voglia di allenarti, smetterai e poi riprendere sarà ovviamente più faticoso. Imparare tutte queste cose richiede un approfondimento ovviamente molto maggiore, però so come ci si sente nel momento in cui si inizia ad utilizzare un kettlebell e dobbiamo affrontare tutti questi problemi, non ci abbiamo le soluzioni, quindi conosco quella frustrazione, conosco quel disagio. È proprio per questo che ho pensato di creare un corso gratuito che si chiama Easy Kettlebell, il kettlebell spiegato facile, nel quale ti inizierò ad approfondire tutti questi argomenti e ti darò le soluzioni per iniziare ad utilizzare il kettlebell nel modo più semplice e veloce possibile. Terrò questo corso online, quindi purtroppo i posti a disposizione saranno limitati. Ti lascio il link in descrizione per prenotare il tuo posto. Se ti è piaciuto il video, intanto iscriviti al canale e ricordati, se pensi al kettlebell, pensi kettlebell specialist.